Siamo con Marco Rainò, curatore con Barbara Brondi del progetto In Residence. Chiediamo che cos'è il progetto In Residence. Buongiorno, il progetto In Residence nasce alcuni anni fa, nel 2008, nasce a Torino anche in occasione di un evento specifico che sembrava una fortunata congiunzione per poterlo inaugurare. Nel 2008 Torino fu nominata per la prima volta a World Design Capital. In occasione di quell'evento ci venne chiesto da un illuminato committente di pensare a un progetto dedicato al design di ricerca sperimentale che avesse determinate caratteristiche. Quella fu l'occasione per lanciare In Residence, che nacque come un workshop inizialmente, un workshop tematico dedicato, come dicevo, alla ricerca nel campo del design, non solo di prodotto, un design inteso come un processo, come un'attività quasi speleologica di ricerca, e definita anche da un certo interesse per le attività svolte da giovanissimi. Quindi anche un taglio generazionale piuttosto interessante, no? Fare fuoco su una generazione di designer che avessero delle cose possibilmente nuove da dire o da esprimere o da aggiungere nell'ambito della ricerca teorica e pratica della contemporaneità. Quindi nacque come un workshop, rimane a tutt'oggi un workshop, negli anni però, dal 2008 ad oggi, è diventata una costellazione di attività. Ai workshop tematici annuali, ogni anno noi inizialmente a novembre, quest'anno per la prima volta nel mese di ottobre, a Torino ospitiamo una serie di giovanissimi design, di solito in numero di 6, li facciamo confrontare su uno specifico topic, quindi su un tema che informa tutta la ricerca, con 24 studenti selezionati dalle scuole che hanno dei corsi attivi in materia di design sul territorio di Torino. E da questa attività di dialogo, non a caso il sottotitolo di In Residence è Design Dialogues, nascono i presupposti proprio di un confronto e di una ricerca che negli anni ha prodotto dei frutti piuttosto interessanti. L'episodio del workshop, come dicevo, rientra come radice di questa costellazione nel mondo In Residence, ma poi è stata seguita da altri spin-off di approfondimento, quali ad esempio alcune mostre collettive che si realizzano un anno sì, un anno no. Abbiamo iniziato nel 2010 in realtà con Ten Small Atlases, abbiamo proseguito nel 2012 con Another Terra e il prossimo anno, nel 2014, saremo di nuovo impegnati nella curatela di un episodio collettivo che riunisce i lavori specificamente prodotti per l'occasione su un tema anche qua pensato ad hoc e realizzati appunto dai designer che hanno partecipato negli anni alle edizioni di In Residence. La famiglia sta crescendo, dal 2008 ad oggi noi abbiamo raccolto 36 designer internazionali molto giovani, magari poi parleremo anche di brevemente del loro profilo, e la cosa che rende me e Barbara come curatori del progetto, ma tutto lo staff di In Residence, particolarmente orgogliosi è che a fianco a questi 36 designer internazionali abbiamo ospitato 150 giovanissimi studenti che hanno avuto modo di confrontarsi con questi talentosissimi praticanti del design contemporaneo. Oltre all'attività di workshop e alle exhibitions, alle mostre collettive, In Residence poi negli anni è riuscita a portare avanti un discorso di ricerca anche mirato ad esempio ad un format che si chiama Design That Talks, nel quale ospitiamo dei designer, non necessariamente, anzi non gli stessi designer che sono invitati a far parte dei workshop. Il primo episodio è stato l'anno scorso con Design That Talks a Torino, ospitato nella meravigliosa cornice del Circolo dei Lettori, in cui in due serate distinte il pubblico, anche di non addetti ai lavori, perché questo ci piace sottolineare, no? Cioè porre il design come una disciplina di ricerca che possa essere fruita e possa essere interessante per le persone che non necessariamente si occupano di progettazione in senso lato o di design in senso più stretto. In quei due episodi, dicevo, abbiamo ospitato per esempio le riflessioni di Nacho Carbonell e un dialogo con Benjamin Hubert.
Ancora, e qui vengo a concludere, il progetto in residence ha una grossa vitalità nel settore dell'editoria, perché dai suoi esordi noi, in collaborazione con Raini, o meglio grazie al lavoro di questo straordinario editore, abbiamo realizzato una serie, non la chiamerei esattamente una collana, ma una serie, ecco, di libri tematici, sono dedicati ciascuno allo spunto che titola ciascuna edizione dei workshop annuali. Ne sono usciti 5 fino ad oggi, abbiamo in progetto di pubblicare il sesto nel 2014, anche un po' a commento delle attività, come dicevo, di workshop che accadranno di qui a breve, in ottobre, sempre a Torino. Questi libri, che chiamiamo Diaries, sono un commentario alle attività di laboratorio, ma sono anche uno spunto per parlare di qualcos'altro, sono delle riflessioni sui titoli dei temi che ogni workshop indaga, e quindi si allargano in qualche modo, in maniera liquida, su un territorio un po' più ampio che non è quello della settimana intensiva di workshop fatto con gli studenti. E poi sono l'occasione, e questa è un'altra delle attività che stanno nella mission, se volete, del programma e del progetto in residence, sono un'occasione, dicevo, per conoscere meglio il lavoro dei designer ospiti. I libri, le pubblicazioni contengono difatti un capitolo piuttosto corposo di indagine su degli specifici lavori che i designer hanno realizzato prima di essere invitati nel contesto di In Residence. Il programma ha acquisito negli anni, devo dire con nostra iniziale sorpresa, una grande notorietà, iniziale sorpresa perché di fatto la radice è quella di un progetto sufficientemente semplice, come dicevo, riferito al dialogo, quindi tutte le cose di cui abbiamo parlato in realtà, tanto le mostre collettive quanto il progetto editoriale, e non ultimo anche l'evento del workshop, sono dei momenti di fatto di dialogo, di cooperazione, di collaborazione, di condivisione e di confronto molto aperto, in cui non sono posti dei paletti alla ricerca. Gli stessi workshop non sono immaginati, nonostante un titolo, come degli eventi in cui si richiede ai partecipanti di progettare qualche cosa di materialmente tangibile. Questo può essere fatto, ma non è esattamente ciò che viene richiesto in prima battuta. L'idea è proprio quella di maturare un confronto il più approfondito possibile sulle tematiche. Per riferirne alcune, citiamo solo l'ultima e quella imminente. Il titolo dell'ultima era Little Daily Wonders, perché ci interessava capire quali potenzialità o possibili interessanti sorprese potesse in qualche modo serbare o celare l'attività del designer nella quotidianità, o quali sorprese, quali meraviglie, per meglio interpretare il titolo, potesse serbare un oggetto di design nella quotidianità che tutti viviamo, no? Quale motivo di sorpresa, quale motivo di nuova meraviglia quotidianamente può generare l'interazione con il mondo fisico e oggettuale dei materiali prodotti dal processo design. Il prossimo invece, che accadrà di qui a pochissimo, come dicevo in precedenza, si intitolerà Identity Detectors, e quindi l'idea è quella di visualizzare di più tutta una serie di principi, di processi, di intenzioni che possono collegare la nostra attività critica, legata chiaramente al design, alla possibilità del design stesso di evocare un'identità legata agli oggetti che ci circondano. Approfondiamo un attimo il tema della ricerca. Che cosa significa fare ricerca? Che cosa è il metodo, qual è il metodo e l'approccio progettuale che utilizzate all'interno dei workshop? Parliamo di design thinking, parliamo di dialogo, avete detto, e l'importanza e gli obiettivi del progetto.
Sì, parliamo di dialogo, parliamo di riflessione legata al mondo del design, parliamo soprattutto di senso, nel senso che abbiamo sempre immaginato, io e Barbara come ideatori e curatori di questo progetto, ed è una cosa che poi in realtà applichiamo anche al nostro quotidiano progettuale come progettisti, abbiamo sempre immaginato, dicevo, che il design sia un dispositivo per attivare sia delle relazioni, ma soprattutto per produrre, quando produce, delle circostanze tangibili, no? Delle tangibilità oggettuali, ecco, sia un vettore molto forte per produrre narrazioni, sia anche un dispositivo per generare senso e significato. Questo modo di vedere le cose, da un certo punto di vista, amplifica quelle che sono le richieste che il designer stesso deve fare alla sua pratica perché possa avere nel mondo una significazione diversa da quella, uso un termine un po' forzato, semplicemente caratterizzata dalla sua identità funzionale. Lo sviluppo, diciamo così, di questo concetto porta a immaginare che il design possa esprimere molto di più che una forma e sicuramente di più che una funzione, e lo stesso rapporto un po' pendolare, no, tra forma e funzione possono essere amplificati, enfatizzati, incoraggiati dall'immaginare che i dispositivi oggettivi, le tangibilità che ci circondano, che poi di fatto sono il panorama del nostro quotidiano, possono essere anche proprio degli strumenti, come dicevo, di narrazione, possano raccontarci delle cose. Ecco, la ricerca di questo senso del racconto è uno dei topic che il progetto in residence sottolinea e al quale è in qualche modo dedicato. Quindi questa è una, per esprimerci in estrema sintesi, uno degli aspetti che a noi interessa di più approfondire. I designer che partecipano al progetto in residence di fatto sono già in qualche modo degli interpreti di questa modalità di approccio al tema della progettazione. Come dicevo in apertura, nella prima domanda, sono tutti anagraficamente molto giovani. E questa loro modalità di esprimersi anche attraverso un approccio che in qualche modo guarda le arti visive del contemporaneo, guarda il processo di produzione in serie limitata, se non addirittura al pezzo unico, forse enfatizza ancora di più questo aspetto, come dicevo prima, ricerca legata alla produzione di oggetti che abbiano una loro specificità come vettori di trasferimento di un concetto. Voi definite il processo design come il dispositivo di comunicazione culturale più raffinato e potente. Che cosa vuole dire nello specifico e come si attua? Sì, questa è una sentence che è stata più volte citata in relazione al progetto in residence, era già espressa nel primo dei volumi della editoriali della serie, addirittura era citata in quarta di copertina. Crediamo fortemente che il design sia un dispositivo e raffinato e potente di interpretazione e di espressione della quotidianità contemporanea, e lo crediamo perché immaginiamo che il mestiere del designer sia un mestiere straordinariamente strategico e molto importante. Tutto ciò che ci circonda in realtà è stato progettato da qualcuno. È chiaro che la qualità della nostra vita è influenzata dalla progettualità che qualcuno ha immaginato poter essere attiva, oppure attivata da determinati oggetti, da determinati dispositivi, da determinati ambienti. Poi si può crescere o diminuire di scala, ma comunque la sensazione molto forte che qualcuno abbia immaginato e organizzato le cose che ci circondano è molto presente. E questo enfatizza molto il concetto che il design non può non avere un ruolo principe nella nostra quotidianità, perché di fatto ci aiuta a vivere meglio le giornate, e di fatto ci aiuta a far funzionare, no, il meccanismo del quotidiano in una maniera più incredibilmente fluida, e questo lo pone come uno dei momenti di maggiore interesse, secondo noi,
nella progettualità proprio delle vite. Ecco, allora questo forte impatto non può che essere sottolineato da una ricerca che in qualche modo cerca di andare un po' alla radice, no, di questa essenza ideativa. È un po' la mission, se volete, anche molto esuberante, no? È anche in qualche modo molto demanding che riferiamo alla nostra ricerca, ed è anche un po' la sintesi di tutto il progetto in residence. Quali sviluppi concreti possono avere le riflessioni, i vostri diari e questi percorsi così intensi di ricerca intellettuale, pratica e teorica? Ma ci auguriamo che innanzitutto, ribadendo un po' i concetti che stavo sviluppando poc'anzi, ci sia da parte dei lettori dei nostri libri, dei fruitori dei nostri incontri, del pubblico in qualche modo del progetto in residence, l'urgenza di riferirsi a progetto design come un progetto importante, e quindi agli oggetti che derivano da questo progetto come degli oggetti ai cui richiedere una determinata qualità e a cui richiedere un certo senso, un certo significato, chiaramente assumendo che ciascuno poi può derivare dagli oggetti stessi una propria interpretazione. C'è un tema molto interessante, molto forte, legato all'empatia che si può generare tra il fruitore e l'oggetto che sta utilizzando. Rimango sempre nella scala, diciamo così, del mondo degli oggetti, ma chiaramente si potrebbe salire, no? E si potrebbe parlare di spazi, si potrebbe parlare forse anche di paesaggi. Ecco, ma questa interazione, questo sviluppo di una certa emotività e di una certa empatia con gli oggetti è una delle cose che a noi interessa moltissimo, e le ricerche che facciamo, non ultimo con In Residence, certo vanno in questa direzione. C'è poi un'altra volontà, che è quella di promuovere, di essere dei soggetti promotori di un'attitudine che è quella appunto alla sperimentazione, che una generazione di giovanissimi sta portando anche con fatica, devo dire, avanti, e il progetto cerca nel suo piccolo di aiutarli e di essere una piattaforma di relazione. Di nuovo il tema del dialogo, a cui citavo in precedenza, viene fuori, ed essere in relazione, riuscire a costruire una rete di relazione con altri, certamente è una circostanza molto, molto importante. Diverse volte abbiamo avuto la possibilità di assistere a nuovi episodi, no, di cross-pollination tra i designer, o di collaborazione, o più semplicemente di suggestione reciproca, e non da ultimo abbiamo anche notato, siamo stati testimoni di situazioni di evoluzione della possibilità dei designers di spingersi verso il mercato, forti proprio di un'attitudine alla relazione che anche grazie a progetti come In Residence avevano potuto maturare e sviluppare. Alla luce proprio di queste riflessioni, che giudizio potete esprimere sulle nuove generazioni dei designer? Qual è la loro attitudine attuale in una lettura, diciamo, contemporanea? Ma noi siamo molto interessati come designer a lavorare insieme ad altre persone, no? C'è proprio questo punto di partenza che il nostro mestiere di curatori, nel caso di In Residence, e di ideatori del progetto, non può essere dissociato dalla volontà di alcuni progettisti di voler lavorare insieme ad altri, quindi di maturare e anche fertilizzare in qualche modo la possibilità che si ha di influenzarsi reciprocamente, no? Di scambiare pensieri, di influenzarsi, come dicevo prima. Noi siamo molto positivi rispetto ad una nuova generazione di designer. Va fatta una
piccola considerazione a riguardo. Noi stiamo parlando, e con il residence nello specifico lo facciamo in modo particolare, di una generazione che si riferisce a un modo di guardare al design con caratteri di fortissima sperimentazione e di fortissima ricerca. Non necessariamente stiamo parlando di design legato alla produzione industriale, anzi in rari casi questo succede. Non pensiamo però che questo particolare ambito che ci siamo ritagliati di osservazione sia privilegiato rispetto ad altri. È un ambito assolutamente che non entra in nessuna competizione con altri modi di intendere il design contemporaneo, non ha una presunzione antagonistica, così come nei workshop che immaginiamo e ideiamo non c'è una volontà di trasferire agli studenti l'idea che questo tipo di design sia da preferire ad altri approcci al design. È certamente però una visione complementare utile, molto utile a maturare oggi una visione della contemporaneità quale immaginiamo io e Barbara come curatori che sia, cioè una visione molto complessa della realtà che ci circonda. Ecco, quindi tornando alla questione relativa alle generazioni emergenti di designer, l'idea è quella che ci sia molta materia utile da indagare e che ci sia che sia una stagione particolarmente fortunata in questo momento. Il fatto che continuiamo anche a portare avanti questo progetto ospitando nuovi designer ogni anno, devo dire, sottolinea il fatto che effettivamente esiste una qualità di espressione, una qualità di concentrazione di persone che hanno 25 anni, 26 anni, che si stanno in qualche modo affacciando alla carriera di designer, ma che hanno avuto già molto successo per merito di un'intuizione, di un'idea, di un progetto particolarmente riuscito. Ecco, questo ci conforta moltissimo nel pensare che il progetto possa andare avanti, ma soprattutto che, voglio dire, a diverse latitudini e longitudini si possa ancora parlare di una ricerca attiva e molto operativa che guardi ai termini della contemporaneità come dei termini di interpretazione utile per il design. Come avete individuato il tema della prossima edizione, che si riferisce agli oggetti come portatori di identità e capaci di trasmettere significati, e quali sono, se avete già tracce, il percorso, quale sarà il percorso che inizierete nel prossimo workshop che si terrà a ottobre? Identity Detectors, come gli altri topic che lo hanno preceduto nella serie dei workshop in residence, è stato frutto di una ricerca, anche qui di un dialogo e di un confronto tra me e Barbara. Come per gli altri temi, l'idea è quella di avere un campo di applicazione piuttosto ampio. Ci piace non vincolare troppo quello che potrebbe essere il dialogo tra i designer e tra gli studenti. I designer poi lavorano con gli studenti formando a loro volta delle coppie, quindi c'è proprio una gerarchizzazione molto, molto precisa dei rapporti tra le persone che partecipano al workshop, ma questo non deve essere inteso come una griglia molto stretta, no? E anzi deve lasciare spazio e respiro di espressione. Il tema, ecco, anche il tema deve essere un tema di indagine che, seppur intercetta delle parole chiave, no? I temi sono quasi sempre, se notate, costruiti attorno a due parole: sense memory, daily wonders, nature through artifice, matter matters, visualizing transformation, e non ultimo anche identity detectors, perché in qualche modo questa bipolarità significativa tra due termini chiave ci aiuta a circoscrivere o a descrivere un campo
di esercizio del pensiero molto, molto ampio. L'idea poi di riferirsi ad una ricerca riguardante l'identità ci sembrava particolarmente interessante, proprio perché molto si parla dell'identità, no, nella contemporaneità, ed è un soggetto di studio che certamente ha un grandissimo fascino. Se poi riferito al dominio degli oggetti fisici, quelli a piccola scala con i quali ci confrontiamo quotidianamente, allora ecco, questo tema dell'identità assume dei connotati particolari. L'identità intesa come l'identità dell'oggetto è maturata quasi per sé dall'oggetto, l'identità trasferita dal designer all'oggetto, o forse, e torniamo a quello che si diceva prima, l'identità del fruitore, del possessore dell'oggetto, no? O della persona che temporaneamente ne sta facendo uso, e quindi una circostanza più empatica di trasferimento, di proiezione proprio della propria identità nei confronti di uno strumento o di un dispositivo che sta utilizzando. Ecco, questi sono tutti evidentemente degli ambiti di analisi che credo possono essere molto stimolanti, molto importanti, e che possono aprire la ricerca e questo contatto tra designer e studenti in diverse direzioni. E se poi la domanda darà anche in direzione delle linee guida del workshop, confesso che le linee guida sono una base, una griglia molto semplice, allestita ogni volta. I 3 giorni di workshop intensivo più un quarto che segue per finalizzare il tutto sono organizzati proprio attorno al dialogo, come dicevo in precedenza. C'è una divisione in gruppi, i gruppi hanno a disposizione dei materiali, che sono dei materiali per produrre dei manufatti tangibili, ma i quali non necessariamente poi devono diventare dei prodotti o dei prototipi di prodotto, un'idea, no, in nuce di prodotto. Servono moltissimo per sviluppare una capacità pratica, per fare un esercizio manuale, ma servono moltissimo perché questo esercizio manuale sia associato ad un'attività di pensiero. I materiali sono semplicissimi, sono dei materiali che si possono trovare in ovunque, in qualsiasi abitazione: fogli di carta, spago, delle clip, delle penne colorate. Ecco, non è quella la sostanza che a noi interessa utilizzare, diciamo, per sviluppare delle idee, dei dialoghi. E succede molto spesso che sulla base di questa griglia molto, molto sottile, no? E molto elementare, come dicevo, siamo felicemente sorpresi dai risultati che queste attività di gruppo, e c'è un altro quindi passaggio importante, perché in Residence viene vissuta come un'attività collettiva, ecco, dicevo, queste attività di gruppo danno a quali risultati si va incontro. Possiamo dire in sintesi, in 3 parole, che cos'è il processo design? È sempre molto difficile essere sintetici quando si parla di definire il design o il processo design, però certamente abbiamo utilizzato già in questa conversazione alcune parole chiave che possiamo richiamare: la ricerca, ad esempio, la sperimentazione. Ecco, queste due forse sono quelle che a noi premono di più e che ci piace di più ricordare quando ci dedichiamo a descrivere il processo design, che comunque di fatto è un'attività quotidiana, intensa, interessante, di organizzazione del pensiero, di interpretazione delle proprie idee, di grande capacità anche di sintesi, se vogliamo, e di abilità di selezione. Ecco, il processo selettivo da designer, indipendentemente poi dal fatto che ci si dedichi alla progettazione di oggetti, di ambienti, di sistemi, oppure si faccia una selezione che riguarda un'attività curatoriale, perché anche questa è un'attività di design, no? Anche di interessante calibro. Ecco, indipendentemente poi dagli output, queste parole che ho ricordato e che ho utilizzato in questo momento sono delle parole che tutte insieme forse
possono definire una rete, un telaio, no? A nodi, con nodi che hanno una geometria piuttosto variabile, un telaio, dicevo, sul quale si può organizzare una riflessione sulla definizione del design contemporaneo. Vogliamo dare anche un appuntamento, una prospettiva rispetto al progetto In Residence, che abbiamo detto che ha non solo un'iniziativa diciamo di laboratorio creativo, di riflessione, non solo editoriale, ma ha a che fare con mostre, un percorso molto variegato che sfocerà probabilmente forse nel Salone del Mobile. Sì, i prossimi appuntamenti di Residence sono già definiti, ci stiamo lavorando per quanto riguarda alcuni aspetti, ma possiamo già anticiparli. Beh, imminente innanzitutto il workshop, il numero 6 che abbiamo già citato, il titolo è il topic della ricerca Identity Detectors, si svolgerà come sempre a Torino e come sempre nella cornice della Residence du Parc, che è un luogo per noi magico, uno straordinario edificio che unisce all'arte dell'ospitalità, perché di fatto è un residence, l'arte di essere un collettore di meravigliosi oggetti. Sono custodite le collezioni d'arte e di design molto interessanti e molto importanti. Ecco, quindi il workshop che noi inaugureremo a breve, dal 9 al 12 di ottobre. Abbiamo un appuntamento di restituzione pubblica al termine del workshop che facciamo a Torino, e in questo caso faremo al Circolo dei Lettori il venerdì 11, se non mi inganna la memoria, ottobre, alle 18 al Circolo dei Lettori. Ci sarà la presentazione pubblica degli esiti e poi la presentazione pubblica anche dei progetti dei designer coinvolti in questa edizione. Sempre nel contesto dell'ottobre torinese, lo stesso venerdì avremo un piccolo nuovo spin-off realizzato in occasione della mostra sul design indipendente opere, che è arrivata alla sua quarta edizione, ci ha chiesto un contributo, il nostro contributo a un titolo che è Designer Up Close, nel senso che i designer ospiti del progetto In Residence Identity Detectors incontreranno un pubblico di giovanissimi studenti o appassionati del tema design per una sorta di portfolio parade, quindi gli iscritti avranno possibilità di dialogo diretto, non mediato, con i designer per chiedere loro un consiglio su delle attività di progettazione che stanno portando avanti, su alcuni pensieri che riguardano il design oppure su dei lavori che hanno espresso e presenteranno in forma di portfolio. Ancora, ma andiamo poi poco più in là, per il prossimo Salone del Mobile abbiamo, come citavo e ricordavo in precedenza, immaginato la terza collettiva a firma In Residence. Non anticipo qui il tema e non anticipo il titolo, che sarà una sorpresa, ma insomma di qui a breve riusciremo anche a render noti questi contenuti. Grazie, l'appuntamento allora è a ottobre e con tutto a seguire. Grazie a voi per l'ospitalità, non ultimo ricordo anche il prossimo volume della serie In Residence, che sarà il sesto e che uscirà in aprile, contemporanea con la prossima collettiva e in occasione del prossimo Salone Internazionale del Mobile di Milano.